Umbria 24. È venerdì 27 settembre, io sono Elby Scarini e questo è Umbria 24 Daily, le principali notizie di oggi in pochi minuti. Seguici su Spotify, YouTube, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme per l'ascolto, dove vuoi, quando vuoi. In apertura la politica. Donatella Tesei ha scelto Bastia Umbra per il lancio ufficiale della sua campagna elettorale. Gli altri partiti, intanto, lavorano alle liste. Sentiamo Daniele Bovi. Se per il lancio della campagna elettorale Stefania Proietti ha scelto il Teatro Lyric di Santa Maria degli Angeli e la sua Assisi, la presidente uscente Donatella Tesei ha deciso di puntare sulla vicina Bastia e in particolare su Umbria Fiere. Da qui, come annunciato questa mattina da Tesei, partirà sabato 5 ottobre alle 17 la corsa verso la possibile riconferma. Cara Umbria, scrive Tesei, è il momento di iniziare un nuovo viaggio insieme. In questi 5 anni abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo vissuto insieme traguardi, difficoltà e ripartenza. C'è ancora tanto da fare. Al fianco della presidente uscente ci saranno le liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia e della Lega, oltre a noi moderati e alla lista della presidente con dentro esponenti del civismo. In casa centrosinistra, intanto, i civici umbri di Andrea Sisti hanno tenuto la loro assemblea costituente sottoscrivendo statuto e carta valoriale. L'ambizione, dicono, è quella di essere il collante tra i partiti politici presenti, in grado di portare cambiamenti e fiducia tra i cittadini. La lista dei civici umbri sarà presente sulla scheda, dove con tutta probabilità ci sarà anche quella di Azione PSI. I due partiti si vedranno nelle prossime ore per sancire ufficialmente l'intesa. Approvate le linee di mandato per la Giunta Ferdinandi in Consiglio Comunale. Sentiamo i dettagli con Stefania Supino. Una vera e propria fase costituente per riscrivere statuto e regolamento comunale. A parlarne è stata oggi la sindaca Vittoria Ferdinandi in Consiglio Comunale, dove con 18 sì e 11 no sono state approvate le linee programmatiche di mandato. Sul tavolo anche gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione. E proprio sugli emendamenti Ferdinandi ha osservato che statuto e regolamento impongono una valutazione molto restrittiva, senza la possibilità di una riformulazione. Per Ferdinandi ciò deve far riflettere sulla necessità di una riscrittura di statuto e regolamento. Tra gli emendamenti accolti, quelli di Varasano sulla denatalità e sviluppo sostenibile, quello di Chiara Calzoni sulla salute, quello di Gentili sul reinserimento dei detenuti e sulla valorizzazione del centro storico. Ok anche l'emendamento di Scoccia sulla realizzazione del nuovo piano regolatore. Nel complesso la sindaca ha ringraziato i consiglieri per i toni definiti morigerati, nonché per un dibattito che ha dato l'idea di una consiliatura in cui si dovrà costruire una nuova classe politica al servizio della città. Per 24 comuni umbri scatta la proroga fino al 2027 per quanto riguarda la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti. Ci racconta di più Daniele Bovi. Uno dei dossier più importanti che la prossima giunta regionale, di qualunque colore politico, si troverà sul tavolo fin da subito, sarà quello dei rifiuti. In ballo ci sono scelte fondamentali. Oltre al termovalorizzatore, sul quale le visioni tra Stefania Proietti e Donatella Tesei sono nettamente opposte, c'è anche quella sul numero di ambiti territoriali ottimali, IATO, in cui suddividere il territorio umbro, scelta tutt'altro che burocratica, dato che per ogni IATO ci sarà una gara e quindi un gestore. Tutta l'area del Perugino, dell'Assisano, del Trasimeno e della media valle del Tevere è compresa al momento nel lato 2, per il quale l'attuale gestione scadrà il 31 dicembre di quest'anno. Il problema è che il nuovo piano dei rifiuti approvato a fine 2023 comporta di fatto una fase transitoria per diversi motivi. E così nei giorni scorsi il consiglio direttivo dell'Auri, l'autorità regionale per i rifiuti e l'idrico, ha deciso di prorogare al 31 dicembre 2027 l'affidamento ora in mano a GEST Gesenu. Entro quella data Auri dovrà approvare il nuovo piano d'ambito, decidere se IATO saranno uno o due ed espletare la gara per affidare il servizio. Quanto al termovalorizzatore, se si farà, la gestione è separata e l'accensione non è prevista prima dell'agosto 2029. Conclusi i lavori alla Casa delle Musiche di Terni e ora il Comune punta a dare nuova vita alla struttura di Via Cadore. Sentiamo in che modo con Chiara Putignano.
Completati formalmente i lavori alla Casa delle Musiche di Terni, la struttura ora punta a rinascere e a diventare un centro di aggregazione per i giovani. Il Comune di Terni ha partecipato all'avviso pubblico ministeriale Destin Azione, Desideri in Azione, che stanzia circa 250 milioni di euro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27 per la realizzazione di 60 comunità adolescenti in tutto il territorio nazionale. L'ente ora è in attesa della valutazione progettuale per capire se la candidatura ha passato l'esame. Se così dovesse essere, la Casa delle Musiche, appena ristrutturata, presterà nuova vita, spazi multifunzionali per i giovani e offrirà anche la possibilità di posti di lavoro. L'immobile in zona Borgo Boio a Terni è stato riqualificato grazie ai fondi del PNRR e ora punta ad essere un luogo di aggregazione per ragazzi con laboratori ed attività di vario genere. E ora per la cronaca, nella giornata di oggi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia il ciclista 73enne investito ieri mattina a Spoleto da un'auto guidata da una donna. Le condizioni dell'uomo sono ritenute gravi e sarebbe al momento ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Prognosi riservata e condizioni gravi anche per la 24enne di Petregnano d'Assisi, trasferita ieri pomeriggio in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia in codice rosso per un malore apparentemente di natura cardiovascolare mentre si trovava dal dentista. Tutti gli aggiornamenti su umbria24.it. Voltiamo pagina e parliamo dell'approvazione in commissione regionale della proposta di legge per istituire un servizio di psicologia di cure primarie. Il servizio integrerà l'azione dei medici di base e pediatri garantendo supporto psicologico ai cittadini umbri. Sentiamo di più con Vincenzo Diocleziano. Giovedì la terza commissione del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia di cure primarie in Umbria. Sintesi di tre diverse proposte presentate da Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, Eleonora Pace e Marco Squarta, Fratelli d'Italia, e Tommaso Bori del PD. Questo servizio, che mira a sostenere i medici di base e pediatri nella prevenzione e promozione della salute mentale, risponderà ai bisogni assistenziali dei cittadini umbri, intercettando problematiche emotive e comportamentali sin dalle prime fasi iniziali. Organizzato a livello distrettuale, il servizio servirà anche come filtro per l'accesso alle cure di secondo livello o al pronto soccorso. La legge è attualmente in fase sperimentale. Parallelamente, l'Ordine degli Psicologi e dell'Umbria celebra i 10 anni dello Psicologia Umbria Festival, con oltre 40 eventi in tutta la regione, per favorire il dialogo tra psicologi e cittadini. La Regione Umbria ha stanziato specifiche risorse per contrastare il randagismo e sensibilizzare per la sterilizzazione, con particolare riferimento ai proprietari appartenenti a fasce socialmente deboli o protette. È previsto inoltre il risanamento del canile di Collestrada e molte altre strutture specializzate. Sentiamo i dettagli con Stefania Supino. La nuova iniziativa della Regione Umbria, con l'approvazione del Piano Straordinario per la Lotta all'Abbandono, ha stanziato specifiche risorse per una campagna di identificazione e di sterilizzazione di cani e gatti, che ammontano ad un totale di 765.000 euro. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema virtuoso che da un lato fronteggi il randagismo e dall'altro aiuti i fragili a diventare esperti nella cura degli animali. Sono inoltre previsti il risanamento del canile municipale pubblico e sezione sanitaria di Collestrada, la costruzione di una sezione regionale contumaciale non presente sul territorio e la realizzazione nelle sezioni sanitarie preesistenti dei comuni di Perugia e Orvieto di un reparto da dedicare alla detenzione dei cani impegnativi. Verranno infine attivati i laboratori per la realizzazione di materiale da destinare ai canili pubblici e alle numerose colonie feline del territorio. Il polo erogherà anche servizi nei confronti di pazienti e anziani, con la prospettiva di creare un centro specializzato, dove verranno effettuati gli interventi assistiti con gli animali e ospiterà strutture di degenza e asilo per aiutare le famiglie nella gestione dei propri amici a quattro zampe. Chiudiamo con gli eventi del weekend. Al via questa sera a Perugia alla 10ª edizione del Perso Film Festival, che quest'anno avrà come tema il cinema come strumento di pace. In programma tantissimi film e documentari da non perdere e anteprime italiane e internazionali. A Terni invece segnaliamo il mercatino d'autunno per promuovere i prodotti degli artigiani e dei commercianti romeni che vivono nella città dell'acciaio. L'evento inizierà alle 16 di sabato 28 settembre nei locali di Joy Lab San Valentino in viale Papa Zaccaria. Domenica 29, dalle ore 11, infine, spettacolo e adrenalina con Motor Sky Show presso l'Avia Superficie di Terni, dove 20 stuntman da tutto il mondo si cimenteranno in acrobazie con aerei, moto, auto e quad. Per maggiori informazioni su tutti gli eventi del weekend e relativi programmi potete andare su www.umbria24.it.
Queste erano le notizie della giornata. Per approfondimenti potete trovarci su tutte le piattaforme social e su www.umbria24.it. Grazie per l'ascolto, Umbria 24 Daily torna lunedì. Questa è una produzione Umbria 24, speaker, montaggio e ottimizzazione, Ella Biscarini, supervisione e coordinamento, Maria Giulia Pensosi, sigle e musiche, Cristian Botti e Francesco Biccheri.